Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo, chiamiamolo vlogmas, chiamiamolo come volete voi, bambolotti belli. Io vi do il buongiorno in generale, scusatemi, sono ancora con l'auricolare perché ovviamente sempre chiamate, chiamate, chiamate. Allora, prima di tutto volevo sapere come stavate, come sta procedendo questo periodo natalizio. Il mio, come avete capito, ha avuto un dirottamento, ha avuto pensieri, problematiche, varie altre cose che non sto qui a spiegare perché sapete che non mi fa piacere improntare il mio canale sul Grande Fratello sempre acceso. Quindi quando devo in qualche modo staccare da YouTube. Vero è che i Vlogmas portano questo impegno fino al 23-24 di dicembre, ma per me YouTube non è un impegno, non è il mio lavoro principale. Nonostante io guadagni qui su YouTube, mi posso permettere fortunatamente di poter scegliere quando pubblicare, quando no, e anche se fosse il mio lavoro principale, proprio non riuscirei a postare un video in cui non ho niente da dire, oppure magari ho una faccia presa da mille problemi, oppure devo farvi un video tanto per. La sento una cosa di poco rispetto e solo improntata al guadagno, quindi fondamentalmente non riesco né assolutamente critico chi fa una cosa del genere. Sono io che non riesco a muovermi in tal senso. Non perché per me i soldi non sono importanti e bla bla bla, però non riesco a filmare, soprattutto perché il mio canale è improntato su di me, sulla mia persona. Io non riesco a filmare quando devo farlo perché ho preso l'impegno, perché c'è la scadenza del giorno, perché ci sono i vlogmas. No, non funziona così. Ho tentato, mi sono tra virgolette forzato a farlo, ma ragazzi, non esce niente di buono, ve lo posso assicurare. Comunque, questa è la mia maglietta, la mia maglia, tra l'altro caldissima. Oddio, mi sta venendo qualcosa. Sono molto emozionato perché pensavo di non prendere più la videocamera in mano. Ci sono stati dei momenti un po' così, è un periodo che è inutile dire sempre le stesse cose. Nella vita di chiunque ci sono alti e bassi, nella mia vita anche, penso che capiti un po' a chiunque. In questo momento non sono proprio sereno, ho delle varie cose da affrontare, delle varie problematiche da affrontare perché ci sono stati degli imprevisti che non mi va neppure di raccontare qui perché, vi ripeto, non amo tanto il Grande Fratello nonostante io faccia dei vlog. Anzi, se continuo qui su YouTube, preferirei fare video di altro genere perché non so quanto possano interessare i vlog, in quanto la mia vita è una vita normale, una vita che non ha tutte queste cose particolari. Ovvero ce li ha anche. Però forse non le metto e non le vorrei mettere sempre in luce, perché se vi porto nella mia vita è come se vi portassi sulle montagne russe, quindi non creerei un equilibrio e non vi trasferirei un momento di equilibrio, di serenità, di tranquillità, anche perché faccio una vita un po' particolare. Ad ogni modo, volevo veramente sapere come stavate e quindi scrivetemelo subito nei commenti perché mi fa piacere. Non voglio, e mi scuso che ho spezzato senza avvertirvi, senza dire nulla, perché vi ripeto, sono stati dei momenti abbastanza, sapete quando prendete una botta in testa e quindi dovete un attimino riassestarvi, senza entrare nei particolari, vi ripeto, cioè vorrei rispettarvi e quindi rendervi partecipi, però ovviamente in un mezzo pubblico così
mi dà un po' fastidio. Fortunatamente siamo tutti quanti bene, però ci sono delle cose da, diciamo, un po' antipatiche da affrontare, che appunto mi hanno un attimino bloccato sia di lavoro e sia di altro genere, quindi è un momento molto molto intenso. Mi aspettavo un Natale un po' più sereno, sì, aspettate che prendo il cavalletto perché mi sto stancando il braccio. Non mi ricordo manco più da dove avevo interrotto. Allora, diciamo, è un periodo un po' così. Non volevo fare un video di questo tipo, infatti ho tentato varie volte di accendere la videocamera in questo periodo, ma non riuscivo proprio a parlare. Ci sono quei momenti che, anche se non sono dei momenti catastrofici, non avete voglia di dire nulla, di esprimervi su qualsiasi cosa, ed è capitato un po' così a me in questo periodo. Vi vorrei dire tante tante cose, ma non ve ne dirò nessuna per non tediarvi. Ad ogni modo, sono stato anche a Questapone l'altra volta perché, visto che sto cercando di capire un po' come allestire la tavola per il Natale, già ho qualcosa in mente, avevo fatto varie prove e mi mancano alcuni dettagli e spero di potervela postare qui nei video, di farvela vedere, insomma, attraverso un video la mia tavola del Natale, anche perché sarà una tavola più piccola, per la prima volta sarà una tavola più piccola, ci saremo solo in 8 e quindi è la prima volta che mi capita di allestire un pranzo, una tavolata, di progettare una tavolata per meno persone, per così poche persone. Lo so che magari per molti è la norma, però per me è la prima volta. Quindi paradossalmente mi sono sentito più in difficoltà adesso, perché in questo periodo, anche se erano me meno persone da gestire per la preparazione, ho avuto più difficoltà anche nell'organizzazione. Però adesso diciamo che il menu l'ho fatto, cioè l'ho già pensato, è quello più o meno che già vi avevo accennato sia nella diretta sia dopo, in qualche altro vlogmas. E niente, quindi già definito, magari se più tardi riesco ve lo elenco pure. E mi sono portato avanti anche per la preparazione del dolce che andrò a congelare. Sicuramente ci saranno dei panettoni perché già mi hanno detto che porteranno dei panettoni ogni anno, mi portano, diciamo, alla vigilia di Natale, mi portano vari tipi di panettoni che andiamo a provare di vari chef, tipo quello là di Cannavacciuolo, tipo quello là di non so, Cracco, oppure di qualcun altro. Ah no, forse quello di Massari al pistacchio, che dicono sia buonissimo. Quindi ogni volta andiamo più che altro ad assaggiare questi panettoni DOC. Io in realtà, se avrò il tempo, permettendo appunto impegni di lavoro eccetera, vorrei fare anche io un panettone o quantomeno un pandoro, perché ho ancora cioè, la forma del pandoro, quella che comprai l'anno scorso in alluminio, e quindi vorrei sfruttarla sperando di averne il tempo quest'anno. Però a parte quei dolci classici che gli ospiti portano, e quindi sembra brutto, ecco, non aprirli e mangiarli dopo io da solo, insomma, quindi apriremo sicuramente questi dolci. Questi vari panettoni, anche perché molto spesso sono deludenti. Quelli degli chef big sono stati molto spesso deludenti. Quindi andremo a vedere, a giudicare anche quest'anno. Faremo noi MasterChef su questi chef, su questi MasterChef faremo noi chef che andremo a giudicare, quindi come facciamo ogni anno. Ad ogni modo, io comunque farò dei dolcetti. Infatti ho già fatto vari di questi qui, sono dei pan di Spagna, li ho messi qua dentro, li ho tagliati. Ieri sera ho fatto un semplice pan di Spagna basso e, se vedete, ne ho fatti vari, varie forme. Praticamente questi adesso saranno delle basi di pan di Spagna. La mia idea è mettere tutto in questa coppettina qui, visto che a fine pasto vorrei fare qualcosa di leggero. Molto spesso vengono richiesti proprio dei dolcetti al limone, quindi vorrei fare un semplice, chiamiamolo tiramisù, torta al limone in tazza, facendo
uno strato, mettendo uno strato di crema panna e crema al limone, scusatemi, una crema fatta di panna e crema al limone alla base di questo qui, poi mettere uno di questi, ancora crema al limone e un altro di questi qui, imbevuto ovviamente di e bagnato di liquore tipo limoncello per intenderci, e poi chiudere penso con della panna montata. Questi dolcetti qui possono essere congelati e quindi estratti il giorno stesso della vigilia. Io ne ho fatti anche altri perché comunque servivano almeno per 8 persone 16 dischi, perché 2 per ogni bicchierino. Ovviamente ne ho fatti sempre qualcuno in più. Infatti qui ci sono anche i vari ritagli del pan di Spagna basso che ho fatto, semplice pan di Spagna con 4 uova e con dell'eritritolo, perché volevo caricare di meno zuccheri ovviamente tutta la cena del Natale. In più farò anche, in tutte queste coppettine che sono andato già a lavare, già me ne sono preparate, vorrei andare a fare con il Bimby, molto semplicemente perché all'inizio volevo fare un come si chiama, semifreddo al torrone e panettone e pandoro. C'è una ricetta Bimby che mi allettava tanto. Quest'anno volevo utilizzare un po' di più il Bimby, anche perché ce l'ho, quindi volevo provare qualche ricetta, perché molto spesso, come sapete, le ricette Bimby mi deludono, soprattutto per pranzi importanti. Però volevo provare questo semifreddo perché mi sembra abbastanza semplice per diciamo da fare. Però ho pensato di non appesantire troppo, perché visto che c'era questa crema al semifreddo, cioè diciamo crema all'interno del semifreddo, poi c'era il pandoro, poi c'era da mettere il torrone, veniva troppo carico effettivamente a fine pasto dopo una cena, secondo me era troppo, visto che dopo si dovevano comunque assaggiare i vari panettoni eccetera. Quindi ho pensato di fare questo dolcetto qui al limone, che va a sgrassare un po' il tutto perché andrò a mettere nella crema anche la buccia grattugiata di limone che ho non trattato, ovviamente, che in qualche modo con i suoi oli essenziali va a farvi anche digerire un po', quindi vi aiuta nella digestione. E poi in questa coppettina rossa, visto che è piccolina, un assaggio di panna cotta al pistacchio che farò invece con il Bimby. Quindi davvero una porzione giusta, adeguata, non troppo grande, perché ne farò sempre qualcuna in più per chi vuole fare il bis, ma vi assicuro che ogni volta che faccio un pranzo o una cena di Natale, ogni volta non si riesce mai ad arrivare fino al dolce senza aver saltato almeno qualche pietanza. Visto che il mio menù sostanzialmente sarà composto da vari antipastini che farò, poi due primi, ovvero quelle girelle di salmone che avete visto voi, con dei pistacchi tritati sopra, quindi già abbastanza carico, perché ci sono all'interno, avete visto il video insomma di come le faccio. Quest'anno vorrei fare una cosa del genere perché c'è una persona in particolare che non è mai venuta, a cui piace il salmone, quindi le farò sicuramente. Poi farò anche una piccola porzione di risotto con arancia spumante o prosecco, dipende anche un po' da quello che trovo, e con la buccia d'arancia grattugiata, ovviamente sempre non trattata, e con dei gamberi sopra, quindi una porzione di quello. Volevo fare anche un terzo primo, però mi voglio limitare sempre per il discorso che vi ho detto prima. Poi come secondo farò sicuramente salsa di rinforzo classica delle mie parti con il cavolfiore eccetera, poi frittura di calamari, solo calamari questa volta perché volevo fare anche le frittelle di baccalà, però l'anno scorso non sono state consumate, abbiamo dovuto mangiare fritto per troppo tempo i giorni dopo, perché ovviamente io non vado a buttare nulla, quindi tutto quello che viene fatto e non mangiato viene mangiato nei giorni successivi, onde evitare di appesantirci dopo troppo nei giorni a seguire, in quanto il 25 sarò ospite a pranzo da altri amici, quindi ci sarà ancora tanto cibo. Il 26 la stessa cosa, non volevo che dopo 2-3 giorni
di queste cose a base di pesce in frigo andassero buttate, quindi devo per forza limitarmi nelle porzioni, anche nel fare cose. Quindi le frittate di baccalà non le andrò a fare, non farò neppure l'insalata di mare, perché quest'anno invece voglio fare proprio il polpo fatto a vapore e poi scottato, i tentacoli scottati su una crema di piselli e menta. Quella è una cosa che voglio fare, la frittura di calamari sicuramente un immancabile, vari altri contorni. E poi anche del baccalà, sto ancora decidendo se farlo alla ghiotta con del sugo oppure bianco con al forno, insomma fatto in un altro modo, sto ancora decidendo, però per sommi capi il menù è quello. In più vi stavo dicendo, sono andato anche da Acqua e Sapone l'altra volta perché come al solito qui mi finisce sempre il sale. Infatti ho fatto scorta di sale, di questo sale classico, 40 centesimi l'ho pagato, era in offerta, acqua ossigenata che utilizzo sempre. Poi ho voluto prendere anche sotto vostro consiglio, perché dopo Natale Mr. Life si dedicherà tantissimo alla skincare, farò la skincare coreana, australiana, svedese. Voglio cominciare davvero a provare, a testare su di me se ci sono benefici per quanto riguarda il mantenimento di una pelle più fresca, più idratata, più omogenea. Io sinceramente non ho grandi problemi di pelle, non ho grandi problemi di rughe, però volevo vedere veramente se c'è un fondamento di miglioramento, ecco, su una routine applicata quotidianamente, soprattutto per quella coreana. Vedremo, vedremo, perché vi darò comunque i miei aggiornamenti. Anzi, se volete e avete piacere, seguitemi anche su Instagram, perché lì sicuramente con il prossimo anno sarò più attivo, anche perché mi è molto più semplice postare su Instagram, posso fare più dirette, è molto molto più semplice. Non mancheranno qui dei video, però vorrei fare dei video un po' diversi, ovvero un po' più di contenuto e meno di vlog, ma io lo dico, poi vedremo in itinere. Ad ogni modo, tutto questo preambolo per dirvi che la signorina, gentile signorina commessa di acqua e sapone, mi ha regalato questo qui sulla spesa, che è una scritta natalizia bellissima. Ragazzi, sono rimasto davvero molto sorpreso, perché è un regalone anche su una spesa comunque molto molto, diciamo, poco costosa, quindi sono rimasto molto 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 colpito da questa cosa qui. Inoltre al supermercato ho fatto anche un po' di spesa, ho preso una busta di latte del Dado, questa volta ho voluto prendere Verso Natura Conad, questo biologico, lo voglio provare, lo voglio tenere giusto perché durante i giorni di festa è così, bisogna tenerli in casa fino a quando non deciderò di prepararmelo con il Bimby, perché ne sto rimandando da troppo tempo. Questi qui di pasta sfoglia, che l'ho voluto prendere giusto per qualche altra cena o pranzo natalizio che avverrà dopo Natale, perché gli altri già li ho presi. Poi ho preso ancora queste qui alla Conad, sono dei filetti di alici del Mar Cantabrico, questo qua. Queste qui le ho pagate un bel po', infatti queste alici sono quelle più costose, le ho pagate intorno ai 7 euro, però volevo fare una tartina tra le varie cose dell'antipasto, perché sarà un antipasto molto ricco, mi piacciono molto gli antipasti, quindi sarà molto ricco. Anche una tartina con o ricotta grattugiata di limone e una ricetta del genere, una tartina fatta credo di pasta frolla salata, pasta frolla parmigiano, oppure magari con la burrata e alici. Devo decidere, però volevo un'alice saporita, buona e anche di qualità, quindi ho scelto queste qui. Poi ho preso anche ancora altri pistacchi salati. Questi di Fatina mi sono piaciuti tantissimo. Io non amo i pistacchi salati, ma questi ragazzi ve li consiglio. Sono sempre freschi, molto molto polposi. Davvero mi sono piaciuti tantissimo, quindi li ho ripresi, sempre per andarli a spargere un po' ovunque. Io ormai metto pistacchi ovunque. Doveva essere un vlog, ma sarà uno svuota la spesa. Faccio cose, insomma, giusto per tenerci un po' di compagnia. Dopo vi faccio vedere alcuni regalini che ho fatto. Degli stuzzicadenti, questi imbustati singolarmente, perché io li preferisco imbustati singolarmente. Dei bicchierini da caffè, forse non li utilizzerò mai perché mi piace sempre servire il caffè all'interno delle tazzine. Però questi erano carini, natalizi, mi mancavano.
Non lo so, li vorrei utilizzare, costavano poco, questi li ho presi in un negozietto che vende detersivi e affini, che ha dei prezzi molto 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 bassi rispetto ad acqua e sapone, però un po' più lontano da me, quindi non riesco sempre ad arrivarci. Poi ho preso questi piattini da frutta e da dessert semplici, rossi, perché la mia tavola quest'anno avrà la tovaglia rossa. Sarà una tavola molto che avrei voluto sempre fare. Infatti sto già capendo come fare il centro tavola perché non metterò l'altra tavola, quindi avrò meno spazio, ma quando si ha meno spazio il cervello deve funzionare per forza di più e far creare cose. Mi manca da prendere una cosettina perché volevo fare un DIY fatto da me, però forse riesco a trovare altro che magari vedrete, spero nel prossimo video vi farò vedere in qualche modo, anche se state su Instagram, posterò sicuramente la tavola del mio Natale. Poi ho preso anche questi piatti semplici di carta, poi niente. Ah no, no, semplicemente delle lamette, queste della Gillette, perché in questo negozio anche le lamette erano a basso prezzo, quindi le ho prese subito. Come al solito, questo vlog sta già venendo molto molto lungo, però vi voglio far vedere quello che ho preso, vari regalini da fare. Allora, la persona a cui regalerò questo qui mi vede nei video, quindi non potrò dirvi che cos'è, magari vi farò scoprire che cos'è dopo, ma Carpisa, quindi riuscite già a capire. Per quanto riguarda invece un altro regalino che dovevo fare, ho preso, ci mettiamo sotto l'albero, questo qui che voglio andare a confezionare. Praticamente sono dei semplici calzini di Calzedonia, no, scusatemi, intimissimi, questi qui da uomo, semplici 5 paia di calzini perché erano anche in offerta, quindi ho preso questi qui, più un altro, ne ho preso un altro di questi qui, taglia unghie. Perché mi piace fare un regalo utile e se si può a volte, in base anche al budget di riferimento, abbinare qualcosa di nuovo da inserire, di particolare, di divertente. Quindi questo qui sicuramente lo inserirò all'interno dei calzini. Sarebbe il tagliaunghie che già vi ho fatto vedere. Lo stesso identico dell'altra volta, questo è imbustato perché ovviamente è arrivato da poco. Quindi questo qui qua. E poi invece, questo qua ci spostiamo. Tra i vari regalini ho fatto anche, devo muovermi a far tutto perché qui se no non ce la si fa. Quando non si filma più e c'è un blocco mentale, non si riesce manco più a capire come mettere la videocamera. Comunque, ho preso anche, cioè, questi qui sono delle scatole di caffè che devo mettere all'interno. Ho preso da Yamamay. Queste qui ho preso delle pantofole per una ragazza. Vi voglio far vedere le pantofoline, visto che amante delle pantofole, ho preso queste pantofole. Secondo me molto carine, sembrano tipo Yag e poi sono tutte quante pelucciose. Tra l'altro sono fatte davvero molto molto bene, ve le consiglio, soprattutto queste perché c'erano di vari colori. Con la stoffa, questa qui è fatta in questo modo, tutta bianca, tutta intrecciata tipo una maglia, invece altre erano fatte in lana liscia tipo praticamente la mia maglia. Niente, all'interno voglio andare a mettere delle scatole del caffè Lavazza, quindi verranno confezionati così all'interno della busta, se riesco a mettere, così prendono anche la forma praticamente in questo modo, per farvi intendere. Quindi metterò due scatoline così, perché visto che questa persona ha preso la Lavazza a modo mio, una buona occasione per fare l'utile e il dilettevole. In questo caso sono tutte e due cose molto molto utili, quindi andrò a mettere qui dentro la scatola, cioè le pantofole. Detto questo, a quanti minuti di video siamo arrivati? Non voglio fare un video super lungo, però mi sa che dovrei mettermi a cucinare. Mi sa di sì. Allora, oggi per motivi di tempo ridurrò i tempi in cucina e quindi andrò ad utilizzare per cuocere tutta questa verdura l'Instant Pot. Io ho aggiunto giusto un bicchiere di acqua all'interno. Farò 8 minuti perché una volta finito il tempo di cottura la lascerò dentro fino a quando non si sfiata la valvola, quindi comunque andrà a cuocere ancora di più. 8 minuti credo che bastino.
Allora, dopo aver sgusciato due confezioni da 150 grammi di pistacchi, in totale ce ne sono circa 150-140 grammi, adesso senza le bucce, sto andando a pesare la colla di pesce per andare a fare le mie monoporzioni di panna cotta al pistacchio. Ovviamente io andrò a raddoppiare le dosi e quindi comincerò a tritare 100 grammi di pistacchi. Questa è una ricetta che potete fare tranquillamente anche su un pentolino, perché basta andare ad addensare un po' il tutto. L'importante è che tritate a parte i pistacchi. Io li lascio salati per dare quel sapore in più, anche perché questi di fatina sono leggermente salati una volta levata la buccia, e quindi secondo me sono anche più saporiti lasciandoli così, senza andarli a sciacquare. Posizioniamo il misurino e andiamo a tritare tutto. Trasferisco tutti i pistacchi all'interno di una ciotola. Calcolate che questa dose sarà per circa 8-9 persone. 250 grammi di panna, quindi andrò ad aggiungere panna fredda, mezzo chilo, ovvero mezzo litro, scusatemi, è questo qui, ovvero una confezione intera. Vado ad aggiungere anche 20 grammi di zucchero, ma visto che raddoppio le dosi, 40 grammi di zucchero. In questo caso vado ad aggiungere del risitolo, perché voglio andare a rendere il dolce meno dolce. 44 grammi di eritritolo, anche perché andrò a mettere circa 100 grammi di questa pasta di pistacchi già zuccherata. Questa in particolare però della Goody Gusto, questo qui, ha il 40% di pistacchi all'interno, quindi veramente una delle migliori, ve la consiglio. Vado ad aggiungerne circa 100 grammi. Allora, ho aggiunto anche la pasta di pistacchi. Calcolate che questo dolce lo faccio a Natale, anche perché tra gli ospiti ci sono tante persone che amano totalmente, in modo più assoluto, il pistacchio. Ecco perché lo aggiungerò sia al primo che al dolce. In più può essere congelato e quindi potete veramente prepararlo in largo anticipo. Intanto ho messo in ammollo anche la colla di pesce. Porto un po' tutti i pistacchi sul fondo e poi avvio per 4 minuti ad 80 gradi. Mani ben lavate, andate a strizzare bene i 10 grammi di colla di pesce, perché sto sempre raddoppiando le dosi, quindi andiamo ad aggiungere anche la colla di pesce. Vado avanti, metto il misurino e tritiamo il tutto per 10 secondi. Ed ecco pronta la panna cotta al pistacchio. Ovviamente questa va ad addensare in frigo per almeno 4-5 ore. Io invece la farò raffreddare bene e poi l'andrò a congelare così com'è. Ed il giorno della vigilia, una volta estratta dal freezer, l'andrò a decorare con una salsa al cioccolato bianco, che farò al Bimby con del semplice burro e cioccolato bianco, ma potete utilizzare anche del cioccolato normale, fondente, al latte, quello che più vi piace. E infine andrò a sgranare da sopra con tutti questi pistacchi tritati, che andrò a mettere e a conservare, anzi già ho messo all'interno di questo contenitore, così mi porto avanti anche per quanto riguarda i pistacchi tritati. Ovviamente potete comprarli già tritati, ma vi costano comunque di più. In tutti i casi potete anche guarnire tutto con dei ciuffetti di panna, insomma potete mettere un po' quello che vi pare, anche alcuni lamponi che insieme ai pistacchi stanno benissimo e fanno anche un po' più di figura. Io credo che andrò a decorare il tutto con qualche decoro, qualche zuccherino natalizio come quelli che avete visto di Lidl, che devo andare a consumare comunque quest'anno. Inoltre, attenzione se utilizzate dei contenitori di plastica di questo tipo, per plastica per alimenti, che reggano almeno una temperatura di 70 gradi. Infatti questi resistono ad una temperatura per alimenti caldi fino a 70 gradi. Io ovviamente ho fatto raffreddare un po' e ho portato a 55-60 gradi il composto, per andarlo a mettere, per essere ancora più sicuro. Ovviamente potete mettere tutto all'interno di classici bicchierini di vetro, e ovviamente non abbondate troppo con le dosi, perché questo qui è tutto grasso colato. C'è la panna, ci saranno i pistacchi, quindi mi raccomando.
Anche perché sicuramente daremo spazio agli altri dolci e al panettone. Ci vediamo al prossimo video, spero prestissimo. Io vi aggiorno sempre, grazie per tutti i commenti, i messaggi in direct su Instagram, grazie sempre di tutto perché siete sempre, sempre super presenti e tanto, 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 tanto carini. Bambolotti belli, ci vediamo in un prossimo video, spero o domani o forse ancora meglio dopodomani. Quindi attivate la campanella, non vi dimenticate. Iscrivetevi e attivate la campanella, altrimenti non riuscite a sapere quando io sarò online. Ci vediamo al prossimo video.